Sbarcati sulla spiaggia di Nerano ieri pomeriggio 16 giovani migranti con mascherine e zaini in spalla. Erano stati notati nel borgo. E con le nostre piccole possibilità ci siamo messi a disposizione. Ho visto che il sindaco subito li ha accolti nella casa comunale e noi nel nostro piccolo stamattina ci abbiamo dato un cappuccino e un cornetto per farli sentire a casa e dai una cosa calda dopo una nottata comunque un po' disagiata, dormendo su delle brandine. Una commerciante aveva riaperto la salumeria per farli mangiare e poi un autobus li aveva portati al municipio. Questa mattina sono stati effettuati i tamponi sui 16 migranti tra i 20 e i 22 anni. Questa mattina, ieri sera, abbiamo portati in questa sala sotto al comune, allestendo il tutto nell'arco di un'ora. Quindi un grazie va alla nostra Polizia Municipale, alla Protezione Civile e a tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio. Siamo riusciti a mettere in una condizione accettabile questi 16 immigrati. Ieri sera è venuta già l'ASL che ha fatto una prima e sommaria visita alle 16 persone, che stanno tutti in ottime condizioni di salute. Sono tutti giovani, stamattina si procederà ad effettuare il tampone che verrà fatto sul posto, processati probabilmente e sicuramente in giornata, dopodiché verranno trasferiti al commissariato per l'identificazione, perché se chiedono asilo ci sarà un procedimento, non lo chiedono ce ne sarà un altro. Allo sbarco i cittadini di Nerano si sono prodigati a rifocillarli. Altre strutture hanno offerto il pasto per la sera, questo avverrà anche a mezzogiorno. Dallo stato in cui sono io non penso che provengano da tanto lontano, quindi penso che sia qualcosa di diverso da quello che è uno sbarco di immigrati.